quindi di quando sono stato fermato, di quando, insomma, un po' di cose. Allora, oggi è il 21 marzo, siamo quindi col Corona Vlog numero 7, questi magici vlog giornalieri che ci tengono tutti compagnia. In particolare il video di oggi tratterà un tema che io avevo lanciato un po' la frecciatina nello scorso video. Ho detto, ma se vi garberebbe potrei parlare. Insomma, la frecciatina è stata colta, in particolare, come sempre, andiamo a leggere il commento con più mi piace, che è quello di CRX, che dice: secondo me è una buona idea il portarci le tue esperienze con i carabinieri, polizia stradale e polizia locale. Quindi iniziamo un po' a raccontare. Se guardo lì è perché lì c'ho gli appunti, perché se no mi scordo assolutamente tutto. Allora, direi di poter partire innanzitutto con raccontandovi un po' le volte che sono stato fermato, com'è andata, e poi appunto dopo parlarvi delle, diciamo, considerazioni un po' più generali. Allora, io sono riuscito a fare una lista di volte che sono stato, diciamo, fermato, e sono arrivato a 10. Quindi fondamentalmente ora ve le introduco un pochino, ve le racconto, perché comunque sono anche carine. Ho comunque fermato, ho avuto, diciamo, contatti diretti con polizia, carabinieri o locale. Allora, una volta, innanzitutto devo dire che sono stato fermato, mi sembra, dai carabinieri e dalla locale, dalla municipale, mai dalla polizia stradale. E allora, in particolare la prima volta mi ricordo che era una cosa stupida fondamentalmente, perché c'era un ragazzo con un RS50 che l'aveva fatta 80, mi sembra. Insomma, si stava andando tutti insieme a Rosignano da Cecina, e nel mezzo tra Rosignano e Cecina, perché vabbè, non penso tutti sappiano dove mi sto muovendo geograficamente, c'è Vada. Insomma, alla rotonda di Vada, quindi a 7 km, 8 km da casa, a questo piccolo RS gli si ferma la moto, e allora ci si mette tutti lì a ragionare cos'è, cosa non è, e sarà in 5 o 6, mi sembra. E dopo un po' ne si ragionava, allora si vedeva la moto ripartiva, questo deve andare a trovare dei pezzi di ricambio, si mette tutti i motorini sul marciapiede, perché insomma era un marciapiede grande. E insomma niente, arriva la polizia, la municipale era. E niente, praticamente bellissimo, perché appena un bimbo lo vede arrivare, prende il suo motorino e lo mette sul marciapiede. E questa qui fa: bravo, ho fatto un bel guadagno, l'ha levato alla strada e l'ha messo sul marciapiede. E comunque no, niente, alla fine io, diciamo, lì ero un po' cagato in mano, perché di solito, sai, dici motorini modificati, c'era mi sembrava un paio di 70, l'RS mi sembrava l'80, però cioè, comunque robe abbastanza tranquille, mi sembra ero l'unico originale. E quindi niente, anche lì poi cosa hanno fatto? Hanno controllato tutti i documenti e basta, niente di che. Seconda volta, ora non so se sono in ordine perché mi ci sono messo prima, così arrivo a darle a caso. Ero con Jacopo, mia amica Marina, praticamente in una via un po' più rintanata, però una via per il mare, vicino ai parcheggi del mare. Insomma, praticamente si voleva fare uno sparo, perché non mi ricordo lui cosa, mi sembra aveva cambiato qualcosa al motorino, o semplicemente sì, si voleva fare uno sparo. No, mi sembra io avevo pulito la trasmissione e tipo mi sembrava andasse più. Allora io ho detto, via, facciamo uno sparo, visto che se andava più o meno uguale, andiamo uno sparo fra cinquantini originali, che sparo è? Cioè, si tocca i 60 all'ora praticamente. Insomma, si parte tutti incarenati, e praticamente appena si parte, tutti in carena così, fra l'altro poi a un certo punto prendo un dosso, essendo tutto spostato avanti mi si impenna anche il culo. Finito lo sparo, io tutto contento perché avevo vinto, sgommo per entrare nel parcheggio, e a un certo punto sento, cioè, sento la sirena che mi arriva da dietro. Ho fatto: e ora? Insomma, ci raccontavano i bimbi che erano rimasti lì, che i carabinieri, i vigili, se era sempre municipale, appena ci hanno visto partì, sono partiti anche loro e ci sono venuti dietro fino in fondo. Poi fortunatamente, cioè, si andava piano, cioè, si faceva nulla dire. Anche lì uguale, andate piano, non le dovete fare ste cose, alla prossima vi levo tutto. Sempre così, no? Che poi vabbè, alla fine si era fatto, niente di che. Facciamo così, passiamo un po' carabinieri. No, i carabinieri in particolare,
Due volte, una volta praticamente, questa me la ricorderò sempre. Io impennavo per andare al mare. Quando si andava al mare, impennavo zona marina. Ma anche lì l'avevo tirato su un secondo prima. Ah no, lo tirai su perché volevo provare a fare una curvettina che non avevo mai fatto. Insomma, riesco a fare sta curvettina, tutto contento. Mi metto bellino a candela. E a un certo punto, appena lo ributto giù, carabinieri. Carabinieri vengono qua. Quello lì, scherzosamente, ma diciamo pigliando per il culo, quasi tendente all'incazzato, mi fa così con la mano. E io da lì, pssst, via. Però lì non mi fermarono. Poi, questa è bellina, questa è stata una di quelle in cui mi sono cagato più in mano di tutti. Questa è, allora, praticamente, una sera a Marina d'estate, 1:30, erano tipo 1:30, sì, sera l'ultimi praticamente andavo via da Marina, perché, boh, insomma, non era una grande serata, quindi all'1:30 era già tutta vuota. Da Marina, io monto un motorino, e sulla via che fa tutto il lungomare. Praticamente di cosa ho fatto? Siccome il motorino d'estate è morto il mio perché è tutto scarburato, praticamente si impenna praticamente solo appena parti, poi non si impenna più. Allora ho detto via, ormai faccio la partenza a moto, insomma mi metto nella mia orsia, vedo una macchina che arriva, però ho detto vabbè, tanto io sto nella mia orsia, un'unica macchina che era passata. Insomma lo tiro su, faccio un pezzettino e vedo che sta qui mi taglia la strada. E ho fatto, ma cazzo fai? Insomma, appena, siccome ce l'avevo contro luce, cioè lei mi puntava a fare in faccia, io non vedevo che macchina era. Insomma, all'inizio faccio per mandarla a fanculo, poi guardo meglio, erano bici. Praticamente io gliel'avevo fatta tutta velena di fronte, e insomma mi fermo e gli faccio delle scuse. Insomma, vesti i documenti, tutto, ho chiesto tutto, di dove sei, dove non sei. Poi fate, mi sa che il motorino per un po' lo rivedi. Io ero lì, porco. È iniziato ora l'estate, è iniziato. E insomma niente, alla fine poi mi hanno voluto bene anche lì. Cioè spesso ti vogliono bene, nel senso se non c'hai grandi ossi, sei assicurato, patente, tutto, il motorino originale ci sta che tu la passi. Ora non provate, però ci sta che tu la passi. Anche lì è stato bellissimo perché degli ho un penavo di fronte, praticamente. A diritto, io vedo una macchina arrivava, ma vai a pensare a te che quella macchina fosse la polizia. E niente, e questa anche quella è stata bellina, è stata veramente bellina, mi sono cagato in mano. Poi anche questa è bellina, questa è successa quest'estate, fra l'altro misi anche una storia su Instagram. Praticamente si tornava dal Rumito, da Livorno, una trentina di chilometri da casa mia, e praticamente per chi è della, diciamo per chi conosce le strade, ci si fermò al primo distributore, venendo da Livorno verso Cecina, al primo distributore sulla destra, prima di iniziare a fare le curve per Castiglioncello. E che poi l'unico distributore c'è lì, praticamente. Insomma, niente, si veniva dal mare, si era tutti contenti, una giornata passata bene, ci avevo trassi dietro, non mi ricordo perché. E insomma, si entra in questo distributore, via, trassi, via, si impennano due, ma un secondo, il tempo di tirarlo su e tiro giù, ma tiro su, va, e tiro giù, un secondo, un niente. Faccio, oh, trassi, è venuta bene, questa. A un certo punto si vede arrivare una macchina nera, accosta, inchiodata. Vieni un po' qua. Dio, buono, ora. Insomma, niente, anche lì ho fermato i carabinieri, cioè, ce l'avevamo vista. E alla fine, fondamentalmente, ci ha detto che non ci hanno fatto niente solo per il fatto che si era nel parcheggio di un distributore. Ha detto se eri in mezzo per la strada te lo levavo subito. Ma cioè, non avevo nemmeno fatto nulla di che, cioè, ne era tranquilla come cosa. E quindi niente, anche lì fu un po' graziato. Poi mi ricordo bellissimo. Ce n'era uno incazzato nero, un altro era un po' più giovane, più tranquillo. Io chiacchieravo quello più tranquillo come se fosse il mio amico, quell'altro incazzato nero in macchina. Oh, di dove sei? Di dove cosi? Dove vai? Poi non lo so se tipo ti fanno segnalazioni, roba così. Cioè, tipo, vedono che l'hai già fatto una volta, allora. Non lo so, anche lì fui graziato. Poi, sempre un'altra volta, questa volta ero in un distributore. Quest'altra volta invece ero in un parcheggio della piscina, cioè dove fanno la fiera a Cecina, dove sto io. Insomma, niente, domanda alla piscina, c'avevo un corso, e niente, c'era sto parcheggio tutto libero.
Minchia, che fai? Non ce la fai, è un'impennatina. Questo parcheggio dà sulla strada, però, cioè, è tutto isolato. Ah, mi sono messo a piedi e me la sono fatta tutta bellina di precisione. De, faccio per rientrare in strada, mi giro, vedo i carabinieri che spuntano, gli sbuo armuso dalla via. Praticamente qui c'era il parcheggio, qui c'era il parcheggio, io me la sono fatta tutto così e qui gli veniva la via. I carabinieri che gli sbuono il muso e ho fatto, Dio, no, insomma, vado un pochino più forte per vedere, cioè, un pochino più forte. Accelero un pochino più veloce, 50 io. Per vedere da andare via e vedo questi che superano tutti per arrivare. Ho fatto via, finita. Allora li vedo, accosto io, gli ho fatto, ho visto, sono accostato. Insomma, mi guarda e mi fa, oh, te insomma sei del circo? Proprio, sei del circo? E io ho fatto, Anche lì no, ero tranquillo, cioè nel senso alla fine pensavo essere lì, sapevo non mi avrebbero fatto niente perché alla fine c'erano un parcheggio tranqui. Insomma, niente, anche lì la devi smettere, fa queste cose, in su e in giù, e alla fine sono andato via. Fondamentalmente la fine è sempre quella. Poi, allora, l'ultima, no, l'ultima bella, quella volta mi sono letteralmente, no, mi sarebbe dispiaciuto troppo. Carabinieri. Sempre a Marina, la via del lungomare, vicino dove si parcheggia tutti i motorini. Praticamente c'era un mio amico, mi aveva pestato un secondo il motorino, non mi ricordo perché, mi sembra io l'avevo parcheggiato lontano. Non mi ricordo, si doveva arrivare un secondo lì al Tornese, alla piazza, diciamo alla piazza principale. Dai, ma 500 metri nemmeno. Era un Kinko, non era un Kinko Agility, però era come un Kinko Agility. 50 a due tempi, ma che fa 55 di velocità massima, cioè potete capire, è un motorino da 100 e passa chili. Insomma, de, per ero con mio amico, faccio per ripartire, lo tiro su, ma lo tiro su proprio di peso, come se dovessi far peso, cioè non riesco nemmeno a tirarlo su da poterci impennare, lo tiro su un briciolo. E insomma, dopo averlo tirato su un briciolo, continuo ad andare. Poi, idea, appena ci sono bimbi, il motivo di questo bimbo è ganzo perché ha le gomme che sono perennemente nuove e fischiano sempre. Allora io, siamo tutti insieme per scherzare, ho fatto tutta una strisciata, da 50 all'ora a zero, tutto col freno dietro tirato, tutta la fischiata. De, tempo di parcheggiare, arrivano ora i miei. Dio, cioè, niente, ci avevano seguito tutto il tempo. Mi fa, ma cosa impenni? Ma come ho pennato? L'ho nemmeno tirato su. Meno male non ero il mio, perché se ero il mio mi facevo tutta la via su una ruota, era finita. E insomma, anche lì niente, hanno fermato. Poi lì ci hanno deluso, perché all'inizio disse, guarda, il motorino te lo vedi. Io dissi, tipo, è suo il motorino, non è nemmeno mio, glielo faccio sequestrare a lui. No, lì ci restai malissimo, malissimo. Infatti da lì penso di non essere mai più montato su un motorino di un altro. Che poi il colmo era un Kinko 50 originale. Non so nemmeno se è sbloccato o no. Bah. Lì alla fine poi lì ci hanno graziato perché lì ce lo voleva levare assolutamente. Vabbè, se si parla di raduni, classico, si fa tutti il raduno, arrivano. Successo un paio di volte, una volta mi sembra l'hanno sequestrata un bimbo. Questa scena mi rimarrà sempre impressa. Loro che arrivano. Questo bimbo praticamente non l'aveva visti, gli impenna a diritto e gli impenna di fronte. E questi vigili, cosa devono fare? Poi, tra l'altro, lui bravo si è anche fermato, cioè non è nemmeno scappato. E poi tutti i dementi intorno che gli facevano burnout, impennate addosso. Insomma, questi vigili erano lì fermi, con tutti facevano cretini intorno. Teste di cazzo, secondo me. Detto proprio, E niente, alla fine sto bimbo si è fermato e tutto, gli hanno levato la moto. Praticamente poi lì fecero, non so, mi sembrano fatto anche delle altre cose. Poi il classe, no, fai il radunino, arrivano carabinieri, ti dici basta e te vai via. Cioè è sempre così. Allora, ora è già un quarto d'ora e si parla. Dio. Allora, parliamo un po' di ora una visione generale. Allora, innanzitutto, secondo me, io devo dire una cosa. Riesco a capire meglio il ruolo dell'autorità, quindi che si parli di polizia, che si parli di anche semplicemente professori, mi ha aiutato molto il fare l'arbitro. Io faccio l'arbitro di basket. Praticamente, l'arbitro è sempre quello che viene infamato. Non c'è mai succede qualcosa, una squadra perde, si infama l'arbitro a prescindere. Tanto succede sempre così. Quindi, diciamo, sempre stato abituato a vederla. Dall'altra parte, io prima giocavo a basket e anche io mi comportavo in questo modo all'arbitro, ma perché è proprio una mentalità sbagliata. E
In questo caso, mettendomi dall'altra parte, ho capito che non è facile far rispettare delle regole. Non è facile essere insultato da tutti perennemente. Poi vabbè, ci fa la mano, alla fine ci ridi perché sinceramente l'ignoranza della gente, dei genitori poi arriva chissà dove. E fondamentalmente la figura, riuscendo a fare io la figura dell'arbitro, quindi dover far rispettare delle regole, secondo me è quasi come la stessa cosa di magari fare il professore che deve far rispettare delle regole agli alunni, è quasi come il vigile che deve far rispettare delle regole stradali. Quindi, ecco, diciamo questa cosa l'ho capita molto meglio da quando ho iniziato a fare l'arbitro. Diciamo mettersi dall'altra parte. Il top sarebbe riuscire a stabilire una specie di collaborazione, cioè capire anche noi che magari sono sulla strada per aiutare e non per forza farti del male, diciamo, ma ti aiutano, quindi deve essere un rispetto reciproco, ci deve essere secondo me. Cosa più importante, non scappate mai. Non sca è la stronzata più grande che potete fare, scappare. Perché se tanto, anche se non avete fatto niente, cioè vi ferma col motorino modificato, ci sta anche che non vi facciano niente se non state facendo niente. Ma se scappate, è sicuro che tanto vi inseguono, vi chiappano o vi chiappano la targa o vi vengono a cercare a casa. Tanto lo trovano il modo di trovarvi. Ormai il mondo d'oggi c'è una tecnologia che arriva dappertutto. Quindi vi chiappano e vi fanno un buo sì, quando in realtà magari violenza lo ferma, boh, perché c'avevi una ruota sgonfia, perché non c'avevi una freccia, perché non t'andava un faro. Perché? Quindi scappa la cosa più stupida che potete fare. Anche a raduni così, non scappate. Perché è stupido, perché fanno il video, il telefonino, vi prendono a tutti e poi vi denunciano tutti. Quindi scappare mai è la cosa peggio che si possa fare. Capite bene che sono delle persone. Quindi è come l'arbitro, no? Io lo dico, è come fa l'arbitro. Se io faccio l'arbitro, una persona mi si rivolge educatamente, mi chiede delle spiegazioni. Io magari anche se non ho voglia gliele do. Magari, poi ovviamente devi sempre mantenere un ruolo imparziale, però se una persona mi chiede delle spiegazioni con un certo tono, io sono disposto a dargliele. Se un'altra mi chiede, oh te, vieni qua, mi devi dire che... No, sta lì, vai, e rivolgiti a un modo, se no la prossima ti do anche il tecnico. Quindi ecco, fondamentalmente è così. E lì è la stessa cosa. Cioè, rivolgetevi a modo, mostratevi pentiti, gentili, fate tutto quello di on loro e vedrai che va praticamente sempre a finire bene. Se vi mettete a fare gli spacconi, i gradassi, molto probabile che finisca molto peggio. Cioè, secondo me, poi anche da parte nostra è importante, bisogna capire come quelli che dicono legalizziamo le impennate, legalize Willy. Come fai a legalizzare un'impennata? Cioè, fondamentalmente è ovvio, quando sei su un'impennata, ora, un conto è quando vai pianino, no? Che più o meno vedi avanti, però metti, vai, legalizziamo gli impennati. Cioè, quello c'è la moto lunga così, la butta su una ruota, guarda a diritto, un ci vede e tira sotto uno. E lì, e se tira sotto uno dei tuoi, e lì le legalizzi poi, le impennate, cazzo. Quindi, nel senso, pensiamoci, mettiamoci anche un pochino all'animo in pace e fondamentalmente. Se veniamo fermati e ci è stato fatto qualcosa, assumiamocene la colpa, non ci mettiamo a dire polizia di merda, polizia di qui, polizia di là, anche perché è colpa nostra. Come io, ecco l'ultima cosa, mi sono preso la multa sul Romito. Sì, me la potevano anche non fa, però oggettivamente c'erano le linee come si dice? Le linee, le isole di traffico, non ci può sta? Me la sono presa e zitto, e fondamentalmente non ci poteva sta, non ci si può fare nulla. E niente, quindi questo è il discorso, quello ne penso io. Mi stanno sul cazzo tutti quelli che dicono fanculo la polizia, stesso qui anche perché poi quando se gli entrano ladri in casa, se uno non si ferma allo stop e li tira sotto, che numero fai? 112, eh? E lì ti ci voglio, fanculo la polizia, eh? Quindi niente, importante è sempre portare rispetto, restare umili, vedi? L'umiltà c'è sempre, ci combina sempre. Boh, e quindi nulla, mi sembra di aver parlato abbastanza, qui mi segno già 21 minuti di chiacchierata. Siccome questo è un tema molto... Come dire, se ne può parlare molto, ci possono essere molte opinioni, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi. Così si può aprire anche un bel dibattito, sarebbe ganzo. E boh, quindi ci si vede, iscrivetevi se non siete iscritti, commentate con idee per il nuovo video, perché il tema richiesto nel commento con più like sarà quello affrontato nel prossimo video. E niente, ci si vede domani alle 18.